Arriva il Modena, Pescara in emergenza, senza pesanti, Salamon, Bjarnason, Melchiorri, ma sfida da vincere, non importa in che modo, giocando questo sì con coraggio ed equilibrio, di certo non come accaduto contro il Brescia, ovvero in maniera scriteriata. Nuovo sistema di gioco, 4-2-3-1, che in fase di non possesso si trasformerà in 4-5-1 e comunque nel cuore del reparto nevralgico non ci saranno due ma tre uomini. Le novità sostanziali: Selasi in coppia con Memushai, Pettinari punta vertice alle cui spalle agirà Gaston Brugman, Caprari esterno d'attacco sulla versante opposto Matteo Politano, in difesa Zampano e il rientrante Rossi a presidio delle fasce. Al centro invece Zuparic sarà affiancato da uno tra Puccino e Fornasier, al momento favorito. E Baroni chiede soprattutto una cosa alla squadra, senza dubbio fondamentale. Deve tornare a interpretare bene la partita, le due fasi, solo questo. Io sono convinto che il nostro pubblico, il nostro stadio ci chiede di dare tutto, di dare il 100%, non ci chiede di strafare, ci chiede di dare il 100% con equilibrio. E questo è quello che dobbiamo fare. Poi, insomma, in fase di non possesso avresti, rispetto alle altre volte, alle altre partite, un centrocampista in più. Questa è la cosa che secondo me in questo momento ci può essere utile. Siamo qua, ripeto, siamo stati in fondo. Batti il pugno sul tavolo. No, siamo stati in fondo, è un campionato, abbiamo saputo soffrire, adesso dobbiamo assolutamente fare di tutto il possibile e l'impossibile per finire questo campionato in maniera importante. Lo possiamo fare, ce l'abbiamo nelle corde. Per contro il Modena, privo di Nizzetto per la squalifica, e il Ganese Salifu causa infortunio. Stesso sistema di gioco, 4-2-3-1, Martinelli e Schiavone in cabina di regia. Signori, nella terra di nessuno, Garritano e Fedato esterni d'attacco a supporto di Pablo Granoce e Rede Bomber assieme ai vari Calaiò, Cocco e Marchi, con 17 gol dei 30 complessivamente realizzati dagli emiliani. Dunque attacco meno prolifico della Serie B, per contro difesa molto solida, 29 reti subite. Ha fatto meglio solo la super capolista Carpi con 24 gol al passivo. Il tecnico Mauro Melotti. Pescara ha giocato tante volte, sia da giocatore che da allenatore, non è mai un ambiente molto facile, noi siamo i professionisti. Non credo che i ragazzi pensino di trovarsi una passeggiata sul lungomare di Pescara. Sarà una partita difficile, dura, rognosa. Prima di tutto il risultato, questa è la cosa che vorrei vedere. Anche 1-0, mi basterebbe anche l'1-0, al 95esimo su uno sghetto, su qualche episodio strano, autorete, quello che vuoi, mettila come ti pare. Infine vi proponiamo delle immagini, i due presidenti, Sebastiani e Campitelli, a pranzo insieme a Pescara. Di cosa avranno parlato? Di La Padula, Donnarumma, di Perrotta? A voi la possibilità di fantasticare, ma un fatto è indubbio. C'è un rapporto di profonda stima tra i due presidenti di Pescara e Teramo che va al di là del calcio. A proposito, menu semplicissimo, pizza al taglio e finale combattuta. Ci devi fare un attimo, guarda come sono ridotti questi due poveracci, per il calcio. Parlo, non ti preoccupare.